5 minuti. Prego. Grazie Presidente. Non sarà presente tutta l'opposizione, ma il Movimento 5 Stelle, che da 8 anni dal blog in poi ha sempre contrastato questa forma di Expo, perché ribadiamo anche noi, Expo poteva essere una grande occasione per la città di Milano e per l'Italia, ma non con questa gestione, non in questa maniera. È qui presente e ha delle proposte che sentiamo di porgere all'amministrazione in tema di trasparenza e contrasto alla corruzione. Il problema principale in questo momento è l'urgenza, che ovviamente contrasta di fatto la nostra opposizione alla corruzione e soprattutto in un quadro che si aggiunge al fallimento dei protocolli antimafia, fallimento inteso a partire dalle white list, con i problemi strutturali che abbiamo trattato più volte, cioè il fatto di non essere vincolanti e non costituire incentivo nelle società iscritte alle white list e poi nell'attribuzione dell'appalto, che rendeva vano tutta la procedura di selezione virtuosa. Come Movimento 5 Stelle condividiamo il principio guida di Transparency International, secondo cui la trasparenza resta l'arma più efficace contro la corruzione e il malaffare. E a tal proposito abbiamo delle proposte di taglio molto pratico che non necessitano di nuovi strumenti, ma sfruttano quanto già oggi è nelle disponibilità operative di Expo 2015 SPA e del suo socio, il Comune di Milano. La finalità delle proposte è quella di contribuire a rendere sempre più l'organizzazione di Expo un esemplare casa di vetro, nel rispetto dei principi etici posti alla base del lavoro dell'amministrazione che governa la città ospite dell'evento e in linea con le aspettative della comunità internazionale. Partendo dagli strumenti a cui mi riferisco, nel codice etico di Expo 2015 SPA è previsto in particolare che Expo 2015 ha l'obbligo di dichiarare con accuratezza e in maniera esauriente i fatti di rilievo riguardanti la propria attività, articolo 2.6. E Expo 2015 assicura ai propri azionisti tutta l'informazione rilevante disponibile per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere societarie, garantendo il pieno e il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile. Articolo 2.10. Le proposte che ora andremo ad esporre tengono naturalmente conto del fatto che, a differenza delle società di capitale di diritto privato, Expo 2015 SPA, per la sua natura, opera di fatto in regime di monopolio perfetto e non deve quindi proteggere alcun dato o informazione dalla concorrenza. Sono cinque le proposte. La prima, affinché il socio azionista comune di Milano possa orientarsi nelle delibere societarie, è indispensabile che siano resi disponibili tempestivamente al Consiglio Comunale i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione di Expo 2015 SPA, ovvero dell'organo decisionale strategico i cui atti producono ricadute che sappiamo bene essere economicamente rilevanti per le finanze dei soci. 2. Ribadendo quanto detto riguardo all'inesistenza delle abituali necessità di riservatezza per le società di capitali, riteniamo indispensabile anche la piena e tempestiva disponibilità dei piani industriali societari, riferendoci in particolare oggi al piano industriale 2014-2015, approvato dal CDA del 10 febbraio 2014. Terzo, riguardo alla struttura organizzativa di Expo 2015 SPA, va senz'altro posto rimedio al fatto che non sia oggi disponibile in dettaglio l'albero delle direzioni con le competenze assegnate ai 26 dirigenti dell'organico indicato nel documento di bilancio 2013, in modo da non precludere la possibilità di interazione con i dirigenti responsabili di processi che dispiegano effetti anche in campo pubblico. 4. Alla luce delle dichiarazioni conclusive della relazione sulla gestione 2013 del Consiglio di amministrazione, datata 1 aprile 2014 e allegata al bilancio, nella quale viene richiamata l'assoluta necessità dei soci che i soci sostengano l'attività societaria in perdita, riteniamo altrettanto assoluta la possibilità di disporre dei dettagli analitici, e questo è uno dei punti chiavi su cui chiedo attenzione e soprattutto richiedo la documentazione, disporre dei dettagli analitici di due voci rilevanti del conto economico 2013, gli studi e servizi da terzi, che
pari a oltre 20 milioni di euro e gli altri servizi pari a circa 6 milioni di euro, che nella nota integrativa del bilancio sono esposti in modo inadeguato alla necessità di controllo degli azionisti. Quinta, l'ultima proposta e chiudo, riguarda la necessità di chiarire un aspetto gestionale e decisionale riguardo alle vie d'acqua. Nella già citata relazione sulla gestione del 1 aprile 2014 viene indicato tra gli obiettivi sempre del 2014 il completamento dei lavori che consentono l'adduzione al sito dell'acqua fino all'80% dell'importo dal contratto. La modalità dell'esposizione della voce è quantomeno inappropriata dal nostro punto di vista, dato che sembra preoccuparsi più del far arrivare alla società Maltauro l'80% del contratto piuttosto che entrare nel merito delle enormi problematiche di impatto sociale e ambientale tuttora in attesa di risposte e soluzioni adeguate. Per concludere, ci auguriamo che le nostre proposte incontrino una volontà collaborativa adeguata alle esigenze di trasparenza, oggi più che mai necessarie, senza incontrare l'abituale resistenza passiva che a tutt'oggi ci costringe ad operare tramite accessi agli atti di interrogazioni per disseppellire atti e documenti. A tal proposito io ricordo per esempio la richiesta del piano B delle vie d'acqua che ancora attendo. La ringrazio. Grazie consigliere Calise. La parola al consigliere Cormio del gruppo del Partito Democratico. Parola il consigliere Cormio del gruppo del Abbiamo adesso l'ordine del giorno numero 2 che ha, credo, dall'esame della segreteria, il primo punto mi sembra che sia, mi si viene detto che non è un dato disponibile quello dei verbali del CDA, è diverso, non può essere chiesto. Mentre invece gli atti verbali delle assemblee certamente sì, ma del Consiglio di amministrazione credo che non sia regolato dal Codice Civile. Il termine in vita deve essere sostituito, per il resto mi pare che non ci sono difficoltà, lei lo può illustrare. Prego, consigliere Calise. Grazie, no, prima di illustrarlo io ribadisco che il Codice Etico prevede una cosa diversa da quello che è stato detto come, diciamo, da come espresso dal segretario generale, in quanto prevede la specifica richiesta di questi atti da parte del Comune. Posso ripeterlo, Expo 2015 ha l'obbligo di dichiarare con accuratezza e in maniera esauriente i fatti di rilievo riguardanti la propria attività. Expo 2015 assicura ai propri azionisti tutta l'informazione rilevante e disponibile per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere societarie, garantendo il pieno e libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile. Ok, ma giusto per sapere, confrontandosi con la Giunta è in possesso di questi verbali? Sembrerebbe di no. Non è in possesso di questi verbali la Giunta? No, posso averlo a risposta verbale? No, ma scusa. Allora, no, con molta tranquillità, consigliere Calise, io le sto chiedendo, lei è l'unico firmatario, mi dica che testo vuole che mettiamo in discussione. No, allora, se il problema è di legittimità, dal mio punto di vista il codice etico supera già questa impasse dando dei diritti ancora più estesi rispetto al normale diritto nei confronti di società di diritto privato come questa, lo togliamo ovviamente per lasciare salvi gli altri tre punti. Allo stesso tempo chiedo di avere a verbale la risposta da parte del sindaco sul possesso di questi verbali che è stata data, diciamo, fuori microfono. Grazie. Va bene, poi il sindaco riterrà di rispondere. Adesso noi discutiamo. Lei lo considera illustrato già il suo ordine del giorno? Nella nuova formulazione che comprende. Allora, i punti sono quelli che ho espresso durante la premessa. Quindi, ricordando le specificità del codice etico che prevede queste fattispecie,
oltre ai verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione, che cercheremo in tutti i modi di avere, chiediamo di avere il piano di industriale societario, ovviamente lo storico e quello attuale, cioè il 2014-2015 approvato nel CDA del 10 febbraio. Il terzo punto invece è qualcosa che manca in questo momento e che anche nel documento di bilancio non è specificato, cioè il dettaglio dell'albero delle direzioni con le competenze assegnate ai 26 dirigenti in organico. Il quarto punto invece è una richiesta, anche questa sempre di trasparenza, su due delle voci del bilancio 2013 che non sono dettagliate in maniera sufficientemente, diciamo, puntuale, nonostante sia già presente una nota integrativa proprio per spiegare questi, ma nonostante questo per noi è impossibile accedere e comprendere realmente queste due spese. Cioè i dettagli analitici delle voci del bilancio 2013, studi e servizi da terzi, che equivale a 20 milioni di euro, e altri servizi, questo è equivalente a 6 milioni di euro. E ribadisco, dal mio punto di vista, anche il sindaco potrebbe prendere una posizione di dire ok, non possiamo richiedere questa documentazione, ma vista la situazione, visti gli scandali di primavera, mi impegno a fornire tutti questi atti con gli strumenti che mi consente, ovviamente il codice etico da una parte, ovviamente tutto quello che rispetta la legge, dato che non siamo in una situazione normale, ma siamo in una situazione post arresti, e queste informazioni sono il minimo che debba essere messo a nostra disposizione come consiglieri comunali. Signora Calese, io considero questo un suo intervento, però lei mi deve aiutare. Io devo sapere che cosa metto in votazione per il Consiglio. Queste altre considerazioni, uno può condividere e non condividerle, essere molto d'accordo, essere poco d'accordo, però fanno parte di... Il testo che noi votiamo è un testo. Sì, allora possiamo modificare i verbali delle riunioni con i verbali delle assemblee dei soci. E allo stesso tempo chiedo la disponibilità al sindaco a rispondere alla domanda sui verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione. Okay. Adesso è chiaro che cosa votiamo. Chi dà il parere? Signor sindaco, prego. Allora, per chiarezza, i verbali del CDA io li avevo e li ricevevo quando ero commissario straordinario. E quindi era ben altro ruolo e non lo sono più da tempo. Sul resto do parere negativo. Perfetto. Ci sono interventi? Beh, credo che l'intervento del sindaco si commenti da solo. Sono richieste di trasparenza, di richiesta di atti di una società a capitale totalmente pubblico e in una situazione tra l'altro apparentemente complessa. Di trasparenza, come ha più volte detto lei anche nell'introduzione, poi nel momento in cui si va in pratica a fornire degli strumenti di controllo si tira indietro, questo è assolutamente riprovevole. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. Hanno partecipato al voto con sistema elettronico 28 consiglieri, 4 i favorevoli, 22 i contrari, 2 gli astenuti. Il consiglio respinge. Grazie innanzitutto al signor sindaco, poi agli